prima reazione di Papa Francesco il giorno dopo la bufera che ha investito la Chiesa tedesca con la pubblicazione di un nuovo rapporto sugli abusi commessi nella diocesi di Monaco da chierici negli ultimi 74 anni. Mentre la Santa Sede si è riservata del tempo per analizzare con attenzione l'indagine, il pontefice, nell'incontro con la plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, parla della lotta alla pedofilia, sua battaglia personale, dell'impegno deciso per rendere giustizia alle vittime, dell'aggiornamento normativo per una più incisiva azione giudiziaria canonica. Questa da sola non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e emendare il reo. Discernimento richiesto anche per sciogliere i vincoli matrimoniali e favorire attraverso un atto pastorale, in favorem fidei, una nuova famiglia. Non solo, il Papa raccomanda attenzione nel vagliare fenomeni soprannaturali, dando indicazioni sicure e solide, e nel percorso sinodale, che non è solo ascolto, inchieste e votazioni, ma discernimento di opinioni e riflessioni. Altre due le parole su cui Francesco si sofferma: dignità, presupposto irrinunciabile, perché la fraternità e l'amicizia sociale possano realizzarsi tra i popoli, e poi fede. Senza la fede, la presenza dei credenti nel mondo si ridurrebbe a quella di un'agenzia umanitaria. La fede deve essere il cuore della vita e dell'azione di ogni battezzato.